Ciao bambini, sono qui in terrazza in compagnia. Dovreste? Sentite? Di tanti uccellini, dei miei fiorellini e delle mie piantine. Cioè, secondo voi, in compagnia di cosa? Di chi mi trovo oggi? Esattamente, sono in compagnia di tanti esseri viventi. Ma qual è la differenza fra gli esseri viventi e quelli non viventi? Gli esseri viventi hanno un loro ciclo vitale. Cos'è il ciclo vitale? È quel ciclo nel quale gli animali o le piante inizialmente nascono, poi crescono, si riproducono, nel caso della pianta per esempio abbiamo i semini, per quel che riguarda la gallina invece abbiamo i pulcini o per quel che riguarda noi abbiamo i bambini, invecchiano e per concludere muoiono. Quindi mi sembra chiara la differenza tra un essere vivente e un essere non vivente. Per esempio, quali sono fra questi, secondo voi, gli esseri viventi? Bravissimi! La balena, il pesciolino, la coccinella, la mucca, la tartaruga, l'uccellino, la farfalla, ma anche l'albero e la piantina. E i non viventi invece? Beh, tra gli esseri non viventi abbiamo la casetta, lo schermo del televisore, il libro, il treno, il pane e ovviamente il cellulare. Gli esseri viventi, a loro volta, si dividono in animali e vegetali, cioè le piante. Quindi abbiamo gli animali e le piante. Gli esseri viventi si dividono in queste due categorie. Le categorie altro non sono che due gruppi, ma questo lo vedremo nella prossima lezione. Ciao dalla maestra Zita!